Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Politica Oggi. Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale delle regionali 2017 siciliane. Il 5 novembre si andrà a votare e ormai in provincia di Trapani il fermento aumenta sempre di più. Oggi ne parleremo con Doriana Nicata, dirigente regionale di Sicilia Futura, la candidata e capolista di Sicilia Futura, Patrizia Paganelli, e Benedetta Cosmi, giornalista e scrittrice. Allora, dottoressa Nicata, questa campagna elettorale in provincia, come procede e come avete scelto queste candidature all'interno della vostra lista? La campagna elettorale procede benissimo, le candidature sono state scelte secondo criteri molto rigidi, sarebbe stato facile candidare chiunque, invece noi abbiamo voluto delle candidature autorevoli e di spessore. Patrizia è la capolista di Sicilia Futura e anche in questo ci siamo distinti, perché laddove c'era un deputato uscente nelle varie liste sono tutti capoliste, quindi diciamo il ruolo di capolista è stato affidato al deputato uscente. Invece noi, e per questo voglio ringraziare anche il deputato Nino Otto, che è presente nelle nostre liste ma in quota PSI, che non ha puntato i piedi, ha lasciato che passasse la linea delle donne, entrambi capolista, ovviamente la prima Patrizia, perché Patrizia è una donna di spessore, è una donna in gamba, io l'ho fortemente voluta e ho cercato di convincerla in tutti i modi a scendere in campo per il bene di questa terra, perché io sono fermamente convinta che se tutte le persone di spessore, se tutte le persone che hanno tanto da dare, se tutte le persone che come Patrizia hanno coraggio, hanno determinazione e soprattutto hanno passione per questo territorio, rimangono a casa e si defilano dalla politica che viene vista come qualcosa di sporco, come il gioco dei compromessi, che invece dovrebbe essere semplicemente l'arte del ben governare, come dicevano tanti filosofi, rimangono a casa, non si scommettono e non lottano per questa terra e per questo paese, va a finire che al peggio sicuramente non ci sarà mai fine. Invece noi l'abbiamo esortata a scendere in campo personalmente e adesso la palla passa in mano all'elettore. L'elettore il 5 di novembre ha un ruolo importantissimo e ha un potere oltre limite. Deciderà nel segreto dell'urna quali saranno i rappresentanti di questa terra del Parlamento siciliano. Certo è che se da un lato l'elettore si lamenta, cara Patrizia, e dall'altro continua a votare sempre le stesse facce, sempre le stesse persone, è normale che un ricambio generazionale, un ricambio politico non ci sarà mai. E allora non lamentiamoci, nel segreto dell'urna scegliamo con coraggio e con determinazione chi saranno i nostri rappresentanti. E giustamente io non ne voglio fare un discorso di sessismo, ma diceva la Thatcher: quando vuoi che una cosa venga detta, dilla ad un uomo. Quando vuoi che una cosa venga fatta, dillo ad una donna. In questo caso lo diciamo a Patrizia Paganelli. Bene, tu invece come le farai quindi le cose? Con il modo con cui l'ho sempre fatta. E io sono una persona che non si tira indietro, che ha coraggio, non ha paura di nessuno, ha la voglia di realizzare, perché credo che se vivo in questa terra ci voglio vivere bene, prima di tutto per me, prima di tutto per i miei figli. Io ho ancora un figlio, una ce l'ho a Milano, è qua vicino a me, l'altro ce l'ho ancora qui in Sicilia, spero che resti in Sicilia, lui ama questa terra, è nato proprio in Sicilia e vorrebbe restare in Sicilia. Quindi dobbiamo lottare perché la Sicilia possa avere tutte quelle risorse che ha, ma sviluppate. Noi non possiamo permetterci di avere il sole, il mare, l'archeologia, i sapori e i saperi e lasciarli morire soltanto perché qualcuno non è capace di concretizzarli, di valorizzarli, di farli fruire, perché la fruizione è la cosa principale. E quindi io credo che sia importante combattere, battersi e lavorare perché le cose si facciano, non si dicano. E per esempio parlo di Marsala, noi a Marsala abbiamo una zona archeologica che è sottoterra, ma vi sembra normale che questa zona rimanga sottoterra? Sì, tutti ne hanno parlato, ne parlano sempre, ma le parole non servono, ci servono i fatti, sono i fatti che cambiano le cose e io sono una persona che sa fare i fatti, l'ho dimostrato sempre. Dentro la mia famiglia, che è la cosa principale perché la prima grande azienda è la famiglia, e se tu sei capace di portare avanti una famiglia in modo sano, con principi e valori, ma anche dando tutto quello che è necessario di dare perché la famiglia possa funzionare, anche il sacrificio
di non fare politica attiva nel momento in cui i figli erano piccoli per cercare di stare con loro. Io ho lavorato, sono 30 anni che lavoro, ma sapete quanti sacrifici per lavorare, fare la mamma, riuscire a casa a fare tutto, perché non è che io ho una domestica che viene a casa a pulirmi casa. Io ho perso un giardino, lo faccio tutto da sola. Quindi voglio dire, è vero come ha detto Doriana, se volete che le cose si facciano, datele alle donne, perché noi abbiamo una vita in più, una voglia in più di fare, siamo abituati al sacrificio, facciamo figli. Sapete quanto è doloroso, quanto è faticoso farli, quanto è faticoso crescerli. Quindi voglio dire, io questo l'ho dimostrato, ce l'ho, lo vedete, mi avete visto per strada, tra la gente, dentro le televisioni, nei giornali, ovunque, non mi sono mai tirata indietro e non mi tirerò indietro. Quello che serve a questa provincia, io intendo farlo, anche e soprattutto con il vostro aiuto e con il vostro impegno, perché è normale che uno non possa sapere tutto. Io non è che sono presuntuosa e dico, ah, so tutto io, no, sappiamo insieme. Quindi venite anche voi a dirmi quando sarò un deputato, guardi signora, che questa cosa bisogna farla, perché serve per questo. Uno la valuta, la guarda, e sempre la collettività la deve fare, non la può fare, la deve fare. Questa è la differenza. Nel nostro ultimo incontro hai detto che la politica è sempre stata una tua passione, che hai aspettato però di crescere figli per poterti dedicare completamente alla politica. Oggi entri nel mondo politico come capolista addirittura nella, in qua in provincia di Trapani, di Sicilia Futura. Com'è stato apprendere di essere capolista? È una responsabilità in più? Infatti non lo sapevo, non è che io ho detto, guardate, voi mi dovete questo, questo e questo, se no io non mi capito. Io parto dal presupposto, è come in un posto di lavoro, tu non puoi andare e dici, ma quanto mi paghi? Perché secondo me è sbagliatissimo, io ti pago quanto vali. Quindi tu vieni a lavorare, dimostrami che sei la differenza, e a differenza della differenza io poi faccio quello che devo fare. Io mi sono ritrovata capolista il giorno che sono state presentate le liste. È stato per me un motivo d'orgoglio, devo ammetterlo, perché significa dire che mi è stato riconosciuto il mio impegno sociale, il mio impegno attivo, le mie capacità. E per questo dico grazie, perché penso che le cose vanno guadagnate. Non si può pretendere che qualcuno ti dia una considerazione senza che tu te la meriti. Le cose vanno meritate, come quelli che diventano grandi nel mondo del lavoro. Lasciamo perdere raccomandati, che fanno veramente pena. Ma sai quanto è bello quando tu hai studiato, hai fatto quello che dovevi fare per poter arrivare a un certo punto, ci sei riuscito e riesci a fare quello che ti piace? È una soddisfazione immensa. E per me è una grande soddisfazione servire. Perché io come mamma ho servito, come nonna sto servendo, a me piace servire, perché servire si deve essere utili e la vita ha senso se sei utile. Quindi si parla di merito, dobbiamo proprio, la politica deve andare verso il merito, giusto Doriana? Io penso che la politica la debbano fare le persone capaci, perché chi non è capace non può essere utile a questa terra, non è utile, non serve. Chi non ha idee, chi non ha progettualità, io ti ricordo che noi siamo la provincia più abitata d'Europa. Siamo una provincia che offre, ed una terra come la Sicilia, che offre bellezze culturali, tradizioni che sono uniche al mondo, e purtroppo il grande limite di questa terra è sempre stato quello di non sapere fare squadra, di non essere mai stati rappresentati da una classe politica attenta che abbia messo al primo posto i fabbisogni e le esigenze della gente e di un territorio che ancora oggi boccheggia. E allora, la prima cosa è quella di mettere in campo le persone capaci, che hanno idee, e per questo noi stiamo mettendo su, per la Patrizia, questo lo dobbiamo dire a chi è a casa, e se qualcuno vuole partecipare sa come rintracciarci, stiamo mettendo su un laboratorio di idee, fatto di gente che rappresenta tutte le classi sociali e tutte le categorie imprenditoriali. Le categorie imprenditoriali, perché questo sia da supporto al prossimo deputato, perché ovviamente poi dipende dalla gente chi sarà eletto della lista di Sicilia Futura, ma l'eletto, chi sarà il nostro rappresentante, chi avrà avuto più consensi da parte della gente, deve mettersi in testa una cosa chiara:
che sarà il rappresentante di questa terra e che dovrà lavorare insieme ad una squadra di persone che gli saranno di supporto e che gli daranno l'aiuto nella progettualità. Quanti fondi si perdono europei? Quante capacità imprenditori per incapacità della classe politica di mettere a terra i progetti? Perché vanno fatti dei bandi credibili e chiari. E chiari. Perché se no ritornano indietro. Quante donne? Io quando sono stata assessore alla provincia avevo lo sviluppo economico e conosco questo territorio, permettetemi di dirlo, in ogni suo angolo. La provincia di Trapani ha la quota maggiore di donne che fanno impresa. Questo non lo sa nessuno. In Italia, non in Sicilia, in Italia. Ma quante donne che fanno impresa hanno avuto la vita facile, l'accesso al microcredito, la burocrazia che è una cosa farraginosa, e allora se non c'è una classe politica che sburocratizza, che aiuta le donne che vogliono fare impresa, che aiuta i giovani che vogliono fare impresa, che aiuta i giovani che devono studiare con un mare di problemi all'università, con le carte, allora siamo un popolo che nel tempo si è autocastrato. E allora cerchiamo di trasformarci da terra di conquista che siamo stati, da terra di mercato a terra che produce, e per produrre dobbiamo avere l'interlocutore valido, altrimenti non ha senso manco partirsi da casa. Sì, sono pienamente d'accordo con questo suo concetto e vorrei aggiungere una cosa importante, che a mio avviso per cambiare ci vuole coraggio, e il coraggio deve essere nel non dare il voto a pacchetti di voti. Non siate l'utilità, cioè siete utili perché date il voto a qualcuno che ve l'ha chiesto e quindi fate il favore di quella persona. Voi dovete fare il favore della vostra terra, dovete fare il favore di voi stessi, ma non per un tozzo di pane, ma non per un pacco di pasta, ma non per 50 euro che qualcuno vi dà e che è vergognoso, vergognoso. Voi lo dovete fare perché dovete pensare al futuro, partendo dal presente. Il presente si costruisce con la nostra capacità, quindi voi dovete votare le persone per quello che sono. Ieri mi è capitato, stavo a Mazara, e mi è capitato di vedere un politico, un vecchio politico, che si incontrava con un politico mazzarese locale e che insieme andavano a braccetto probabilmente a cercare voti. Dobbiamo dire che questi due sono persone che detengono i pacchetti di voti, e infatti sono iniziati per questo motivo. È bruttissimo. Ma voi volete sentire un pacchetto o volete sentire delle persone che hanno dei diritti e che hanno una testa per pensare e per decidere? A prescindere se viene quel politicante che ti dice: ah, ma tu devi votare quello o devi votare quell'altro. Tu devi votare quello in cui credi, quello che ti dà più fiducia, quello che pensi che possa fare le cose, che l'ha dimostrato nella sua vita, tutti i giorni, di fare le cose. Io su questo conto sul voto libero e conto sulle persone che in questo momento sono stufe, sono stanche e non vogliono più andare a votare. È bruttissimo non andare a votare, io vi capisco, sono stufa e stanca anch'io sono spesso giù di morale nel pensare: ma perché non ce la possiamo fare? Ma perché devono vincere per gli stessi? Ma perché politica devono fare quelli che hanno i soldi? Quelli che investono regalando pacchetti appunto di pasta o cose del genere? No, noi dobbiamo avere il coraggio di cambiare, il coraggio si ha soltanto e si dice basta a questo sistema inquinato. Noi vogliamo che chi fa politica, a chi abbiamo dato il nostro consenso, il voto è un consenso, a chi abbiamo dato il nostro consenso chiediamo il dovere civile, morale, di impegnarsi, di lavorare, non di salire lì e poi dimenticarsi di tutto. Io vi prometto che il mio telefono, che continuo da 25 anni, il mio numero, non lo cambierò mai. Quindi chi ce l'ha e mi può chiamare quando vuole, chi non ce l'ha ve lo posso dare. Perché se non mi chiedo un fuori personale, tipo mi dai un posto di lavoro, io non sono un agente di collocamento, quindi non posso dare posto di lavoro, ma mi dice: signora, in questo territorio manca l'acqua, in questo territorio manca la luce, in questo territorio le strade sono buche, in questo territorio c'è un consorzio di bonifica che non ha lavorato, che non ha fatto niente, ma che chiede continuamente i soldi agli agricoltori e l'acqua finisce per strada, non i campi. Questo è gravissimo. Non è possibile, se il consorzio ha chiesto i soldi, il consorzio deve ridarli in opere strutturali, perché gli agricoltori hanno diritto di poter annaffiare i loro campi, perché lo sappiamo benissimo, io sono agricoltore, lo sappiamo benissimo che chi non ha l'acqua nel terreno non può riuscire a produrre, perché non può venire un prodotto buono. Quindi dico, è importante che ognuno di noi pensi a fare qualcosa per sé
e lo si fa attraverso lo strumento che con una grande lotta civile è stato inserito anche per le donne molto tardi, subito dopo il fascismo, per appunto cercare di cambiare le cose. Ricordiamoci e ritroviamo il senso civico di dire il voto è importante, il voto fa la differenza. Quindi ve lo prego, ve lo prego veramente, votate chi vi pare, non è che per forza dovete votarmi, ma votate le persone migliori, votate le persone capaci, votate le persone credibili, tutti questi qua della politica, mandateli a casa, una volta e per tutte. Benedetta Cosmi, questa domanda la volevo fare a te in quanto giornalista, e quindi sicuramente puoi anche avere una visione anche esterna della situazione politica siciliana. Come diceva bene Patrizia Paganelli, la politica è una coscienza, no? Un sostegno, un capire cosa si vuole, una scelta. Eppure nelle ultime elezioni regionali nel 2012 abbiamo avuto un astensionismo di oltre il 50% degli aventi diritto. Secondo te perché c'è stato questo astensionismo e cosa potrebbe cambiare quest'anno, se si può riavere questa percentuale o addirittura aumentarla? Innanzitutto la Sicilia è appassionante come voto e lo dimostra il fatto che a livello nazionale viene un'attenzione quasi spropositata rispetto a quanto poi a livello nazionale si fa in collaborazione con il territorio. Quell'attenzione tipica dei partiti, quell'attenzione tipica di chi sa che comunque è un territorio che porterà voti poi ai livelli nazionali. E dicono tutti che la Sicilia vale doppio. Esatto. Volta, no? Intanto è la regione più grande d'Italia e già questo dovrebbe ridare, insomma, valenza anche nelle richieste, nelle rivendicazioni giuste di infrastrutture, collegamenti tra i territori del sud, perché una delle pecche più grandi quando si parla del sud come gruppo è che poi in realtà non lo è, non è una squadra. Il sud, il giorno in cui diventerà una squadra, sarà un orgoglio sentirsi del sud. Il sud non è collegato. Per arrivare a Lampedusa si fa scalo e non c'è un volo diretto della compagnia, quella che era la compagnia di bandiera, ovvio che poi andrà incontro al fallimento, una bandiera così maltrattata come quella di Alitalia. Significa che se la Campania, la Calabria, la Sicilia, persino la Sicilia orientale con la Sicilia occidentale risultano impossibili da raggiungere, il treno che è diventato ormai il mezzo per l'alta velocità del nord, il più usato, che sta mettendo in difficoltà appunto persino le compagnie aeree, tranne quelle appunto low cost che hanno avuto una logica in fondo di prestarsi a quei territori più abbandonati, perché hanno trovato lo spazio lì dove altri non volevano andare, quindi colmando un sacco di pecche anche politiche. Noi ci troviamo con un treno che collega, immaginate Taormina, che è comunque uno dei punti più conosciuti della Sicilia, con la nostra provincia. Noi abbiamo fatto un calcolo, 12 ore di treno, cioè significa che comunque sono un costo, esistono, sono lo stesso, non è che dici tanto non lo sa nessuno, non costa, costa lo stesso alle tasche di voi contribuenti. Quindi queste sono le cose che vanno colmate. La soluzione non è certamente pullman, perché poi ci sono state anche campagne elettorali in questo territorio dove si è optato per il pullman che sostituisse il treno, questo perché magari può essere di proprietà di qualcuno. Noi vogliamo servizi di serie A per tutti e non per chi appunto corrisponde a una certa logica del passato. Questo credo che sia il segnale che gli elettori di oggi vorranno. Quell'elettorato che non è andato al voto è un elettorato probabilmente più giovane, i millennials, i giovani che magari hanno anche sentito odore di un altro mondo quando sono andati fuori, sono andati in Erasmus, hanno fatto magari esperienza all'estero e si sono accorti che può esistere altro, può esistere infrastruttura, può esistere un sistema paese che si radica anche come università. Quindi il mio sogno, il motivo per cui, seppur con difficoltà, perché comunque diciamo così, la conosco da 34 anni, il motivo per cui appunto penso che in fondo può dare il vostro candidato qualcosa in più è già solo il fatto che non ha sempre solo vissuto in Sicilia. Quello a cui dovete ambire è essere terra vissuta anche dagli altri, come succede al nord. Il nord si arricchisce perché vengono i siciliani, perché vengono i pugliesi, vengono i calabresi, vengono i laziali, vengono
gli altri dei vari comuni vicini. Questo significa ormai oggi sentirsi Italia e dirò di più Europa, quindi a maggior ragione siciliani. Il siciliano che pensa di poter bastare a se stesso ha dimostrato che in fondo la sua terra manca di tante altre esperienze. Quindi certamente un elettorato che si è sentito così disilluso e anche un po' inutile, perché tanto le cose non cambiano, forse può avere una chance. Non sarà l'unica, spero, perché altrimenti è la morte della politica, però può essere la prima interessante chance. E mettersi in discussione anche candidandosi, anche magari diciamo così, in un mese cercare di rivoluzionare le mentalità non è facile, però è meglio iniziare, ci vuole in effetti coraggio, perché in fondo non tutti ce l'hanno. E tu vieni a Milano, quindi non voterai qui, eppure sei qui a sostenere Patrizia. Sono mamma. A prescindere dal fatto che comunque Patrizia è tua madre, quindi è giusto anche sostenere una madre quando ci si appropinqua a fare appunto un'esperienza del genere. Perché voteresti lei se potessi? Innanzitutto prima l'ascolterei e ascolterei tutti gli altri, quindi mi invito a farlo. Quindi sarebbe prima un elemento di comparazione, non sarebbe un voto scontato. Questo è già il primo segno di libertà che invito tutti ad avere. Vedi come lo insegna della libertà. Dopodiché il fatto di appunto poter vedere questa campagna elettorale con uno sguardo come quello che dicevi prima, sia dall'interno che dall'esterno, mi fa dire che appunto è un atto di, prima di tutto, di pazzia, però in fondo la politica ha bisogno anche di atti di pazzia, perché a fare le cose in ordine e in modo ordinario si rischia appunto una frase che spesso combatto, che è il si è sempre fatto così. Quindi probabilmente voterei per evitare il si è sempre fatto così, vedere cosa succede se una cosa si fa diversamente. Bene Patrizia, torniamo a noi, torniamo ai nostri programmi, anzi ai vostri programmi. Disoccupazione giovanile, agricoltura che è allo sbando, un turismo che vuole andare avanti, vuole crescere, vuole svilupparsi, vediamo che ci sono comunque tante attività imprenditoriali che cercano di crescere, eppure sembra quasi che il territorio e le istituzioni non diano quella via. Io sono convinta che gli imprenditori del nostro territorio hanno veramente voglia e anche loro come me tanto coraggio. Infatti in questi anni il turismo si è sviluppato e lo si dimostra anche dal fatto che sono nati tutti questi B&B nuovi e queste case vacanze. E questa è già la prova che molti di noi sono riusciti a modificare qualcosa nel senso del turismo. Se pensiamo che grazie a Ryanair, quando venne da noi, cominciò nel 2008, nel 2014 noi avevamo raggiunto l'apice della quantità di turisti che venivano nella Sicilia e adesso ne abbiamo visto i risultati in senso economico, in senso positivo. Purtroppo, ancora una volta, la miopia politica, come dice mia figlia, l'addormentarsi sulle cose, il darlo per scontato, il lasciare che le cose continuino da sole, niente cammina da sola, cammina con le sfide, anche la macchina. È bellissima, può essere la macchina più bella del mondo, ma se non ci metti la benzina la macchina sta ferma. Ecco, noi siamo la benzina e la politica deve essere la benzina. In questi anni la politica si è addormentata, si è adagiata, ha fatto altro e ha pensato ad altro. E in questo modo, facendo altro e pensando ad altro, ci siamo ritrovati che la Ryanair, che deve tanti soldi da prendere da questo territorio, perché il patto era che c'era un contributo anche regionale, comunale, che non è arrivato o che è arrivato da alcuni comuni sì e da altri no, ha fatto sì che, siccome come tutte le aziende mirano al profitto, ha capito che Trapani non era buona per loro e quindi ci ha limitato le rotte, ne ha chiuse, ne sta chiudendo tante, ha chiuso il collegamento con Roma, che è di una gravità pazzesca, perché Roma è il fulcro, tutto parte da Roma e tutto finisce a Roma e noi non possiamo neanche arrivarci perché ci hanno tolto il collegamento. E questo perché l'hanno fatto? Punto. Perché i patti che si sono presi sono stati disattesi. Chi prende un impegno a costo della vita, ma questo è uno scherzo perché la vita l'ho rischiata diverse volte, non ultimo qualche anno fa, a costo della vita l'impegno va mantenuto, la serietà sta in questo. Quando uno prende un impegno non si può e non si deve tirare indietro, perché ve lo ripeto, a me qua non piacciono,
Io non sono siciliana, ma questo termine siciliano mi è piaciuto subito, perché essendo una persona decisa, forte, determinata, sono una persona che mette il petto, che non c'ha paura, che se deve fare una cosa la fa anche se tu gli spari contro. Io non sopporto quelle persone che, oddio, armiamoci le partite, noi ci nascondiamo dietro un muro, dietro un angolo, dietro una fratta. Qua siamo tutti uniti, dobbiamo essere tutti compatti per il territorio. Non è che potete pensare che solo uno possa fare qualcosa. Uno può fare qualcosa nel suo ambito, nel suo ruolo. Un deputato deve fare tanto, ma ognuno di voi deve fare. E principalmente l'arma principale che voi avete è proprio il voto. È da lì che parte tutto. Io lo ripeto. Tu dici perché magari per risolvere dei problemi dei giovani, siamo al 4,5% in più di disoccupazione giovanile, pensate che cosa grave. Noi siamo quella regione che regaliamo i nostri giovani, come dice mia figlia, al nord, che fa poi la differenza, e infatti mia figlia sta al nord. Non ce lo possiamo permettere, deve esserci l'interscambio, perché con l'interscambio si aumentano le culture, aumentano le capacità di fare le cose, perché si apprendono cose nuove. Ma non può essere che noi regaliamo e noi depauperiamo il territorio di risorse che sono quelle dell'intelligenza, quelle umane. Le risorse più importanti sono le risorse umane più che economiche. Quelle economiche contano tantissimo, ma se abbiamo risorse economiche e non abbiamo risorse umane, chi la fa? Chi va a produrre risorse economiche senza risorse umane? Qui dobbiamo dare forza. Quindi vi dico che c'è l'agricoltura che langue, che non prende i finanziamenti che dovrebbe prendere, perché lo sapete tutti meglio di me. E noi vi dico che c'è una pesca che ha le flotte che oramai non contano più, perché sono flotte antiche con tutti i difetti e i problemi che c'ha, una flotta che non è più all'avanguardia. Li sapete meglio di me i problemi. Io non vi devo dire quali sono i problemi, io vi devo dire che i problemi li dobbiamo risolvere. La politica deve dare risposte, deve trovare soluzioni, altrimenti ma che ti serve da fare? Che ci stai a fare lì se non fai questo? Quindi voglio dire, al di là di tutte le cose che potrei dire, il programma più bello del mondo, io in questi anni da giornalista ne ho sentiti dei programmi fantastici e ogni volta dicevo, non interessa sapere che programma c'hai, perché tanto il programma lo detta l'agenda del territorio, è il territorio che stabilisce qual è il programma, perché a seconda di quello che il territorio dà, o di quello che il territorio ha come problema, come risorsa, come problema, tu devi farlo. Quindi non è il programma che conta, conta quanto tu vuoi impegnarti per qualsiasi programma, quello che tu sei mettere in gioco per questo programma. E se tu sei mettere in gioco tutta la tua passione, tutto il tuo tempo, tutto il tuo entusiasmo, tutto il tuo interesse, tutta la tua voglia di cambiamento, secondo me è il programma più bello che ci sia. Come non apprezzare una donna così, cioè, più in piena. Allora, io volevo dire solo una cosa, sì. Intanto partendo proprio dalle parole di Benedetta, che mi hanno colpito molto, perché ha toccato quelli che sono i tasti fondamentali di questa terra. Cara Benedetta, questo argomento è stato preso e ripreso, ogni campagna elettorale ci siamo ritrovati a dire non abbiamo le strutture, non abbiamo le infrastrutture per collegare la Sicilia, ma prima ancora per collegare la parte occidentale con quella orientale, collegare questo paese, Mazara con Palermo, ci vogliono 3 ore e mezzo di treno, c'è una cosa da far west. Quando ce ne vuole, e lo diciamo sempre, e mezzo di macchina, e non c'è, esattamente, non c'è mai nessuno che questo problema non risolve. La classe politica continua, le campagne elettorali si susseguono inesorabilmente e ci ritroviamo sempre e comunque. E allora facevo una riflessione mentre lei parlava: quando c'è un operaio che lavora in fabbrica, la fabbrica, se l'operaio non produce, cosa fa? Lo licenzia, è giusto? Lo toglie, lo taglia, lo butta via, perché non produci, non lavori. E allora perché l'elettorato non fa questo con la classe politica che non ha prodotto, che non ha risolto le problematiche, anzi, di questa terra? Anzi, la rivotata negli anni di secoli. E allora ci deve essere un problema di questa terra che non va? Ci deve essere un problema. Cerchiamo di individuare qual è il problema, che è alla base che darà la soluzione. Si chiama bisogno, il problema si chiama bisogno. Sì, però la gente si fa comprare pensando che il politico possa cambiare la sua vita piccolina, cioè che magari al figlio gli troverà un lavoro, che magari, che poi non sarà un lavoro, perché che può darti il politico di lavoro? Ti può dare quella specie di 15 giorni, 20 giorni, un mese? Continua a tenerti nel bisogno. Noi dobbiamo lavorare contro il bisogno, noi dobbiamo lavorare per realizzare le cose che danno lavori concreti, che danno lavori lunghi, che danno lavori al futuro. Scusate, le parole. No, però questa è una promessa che mi sono parlata tantissimo. E ti diamo tutto lo spazio. Non mi sono
combattuta tantissimo per questo. Io sono stufa di vedere gente che con la scusa del bisogno degli altri, della povera gente, di quelli che si alzano al mattino e vanno a lavorare 10-12 ore nei campi, e vedo ragazzi che per esempio mi fanno una tenerezza quando vedo con martello pneumatico che lavorano in mezzo alle strade per fare le strade e penso, guarda questo povero disgraziato, lavora come un pazzo e guadagna magari 1000 euro al mese, mentre quello lì che sta seduto dietro una poltrona e non fa niente, perché se facesse e desse condizioni per produrre, allora va bene, se le guadagnate. Ma devi trottare tutto il giorno, da mattina alla sera, e devi andare tra le persone. Ogni volta scendere da quel cavolo di ufficio che è la regione, stai nel territorio, vai a sentire l'agricoltore, vai a sentire il pescatore, vai a sentire l'azienda, vai a sentire le donne. Ma in questa campagna elettorale, come in tutte le campagne elettorali, le donne, i bambini, ce li scordiamo sempre. Noi abbiamo carenza di asili nido. Come possiamo pretendere che una donna vada a lavorare se come me si è dovuta tenere i figli? Mia figlia può lavorare, fa la giornalista professionista, fa la scrittrice e fa tanto altro, grazie al fatto che Milano è la differenza, che Milano ha gli asili nido, che te lo dà questa possibilità, ti mette in regola quando tu vai a lavorare e quindi dà lo spiace di avere i soldi necessari perché tu possa anche pagarti un asilo. Dico, capite che cosa dobbiamo fare? Questo deve fare il politico, deve dare risposta ai problemi, non deve e non può tenervi nel bisogno, tenerci, perché sono anche una che vota e fino adesso ha votato, ho sempre detto, io non posso stare dietro a uno che mi promette quello che non mi potrà mantenere. L'unica cosa, ve lo ripeto, che potrà mantenere un politico è fare buona politica. Io ho fatto la campagna elettorale tanti anni fa a Salvatore Lombardo, sindaco di Marsala, e con lui abbiamo sempre detto una buona politica. Il sindaco destro, Salvatore Lombardo, è stato un grandissimo sindaco e lo sapete perché? Non soltanto perché ha fatto il suo dovere, ma perché ha trascurato il suo studio per lavorare per la città, con tutti i problemi che poi si è ritrovato dopo ad avere uno studio svuotato. Ecco, una persona così ha dimostrato di credere veramente. Io voglio essere una persona così, perché l'ho votato, l'ho sostenuto, gli ho fatto la stampa, perché ho creduto in questo. Io credo solo in questo tipo di soggetti. I guaguaraquà, i inventa storie, i prendi in giro, possono andare da altre parti. Con me non hanno proprio da avere strada da prendere. Allora, un'ultima battuta per Giuliana. Cinque candidati alla presidenza, avete scelto Fabrizio Micheri, sì, per la vostra lista. Perché scegliere Micheri tra i tanti? E allora, Micheri io l'ho conosciuto, è una persona per bene, è un uomo serio, è il rettore del più grande ateneo, che è l'Ateneo di Palermo, ed è, sono convinta, l'unica novità di questa campagna elettorale, perché mentre gli altri l'hanno dimostrato quello che sanno fare e i risultati sono visibili, dove sono arrivati. E dove sanno arrivare, lui invece è un professionista che mette a disposizione di questa terra la sua professionalità, il suo essere uomo serio, che tiene veramente alle sorti di questa terra, e quindi noi lo abbiamo scelto perché crediamo in questo ricambio. Lo abbiamo detto e abbiamo... Soprattutto basta ai professionisti della politica. Certo. Se noi vogliamo che le cose cambiano, dobbiamo mettere linfe nuove ogni volta. Uno può candidare due legislature e poi deve andare a casa perché ci sono altri più giovani e più capaci, non giovani soltanto di età, giovani di idee, giovani di spirito, giovani che hanno la passione, che vogliono fare, perché uno che ha dato, che altro può dare? Quando è dato, è dato tutto, basta. Io vorrei ringraziare, se mi permettete l'ultimo minuto, tutti i candidati di Sicilia Future, chi ci ha messo la propria faccia, chi ha voluto scommettersi, e quindi voglio ringraziare intanto Patrizia, mia carissima amica, donna con la quale ho condiviso tante battaglie, spero di condividerne tante altre, perché questa campagna elettorale è per noi punto di partenza, non punto di arrivo. La nostra è una squadra che farà parlare di sé, perché non si fermerà anche dopo la campagna elettorale. La dottoressa Venezia, che è la candidata della Valle del Belice, il consigliere di Gibellina Salvatore Tarantolo e Giacomo Scala, ex sindaco di Alcamo, che è anche segretario organizzativo regionale di Sicilia Futura. Voglio ringraziare tutti, ovviamente nel mio cuore c'è Patrizia, perché Patrizia è una donna straordinaria, condivido con lei la grinta e la passione. Voglio dire a tutti
che noi siamo figli di una politica che non insegue il potere, lo abbiamo dimostrato nel tempo, ognuno di noi ha una storia. Siamo figli di una politica che insegue il territorio, abbiamo con coraggio e con passione messo sempre a disposizione la nostra grinta, il nostro coraggio, il nostro amore per questa terra a disposizione di tutti. Continueremo a farlo senza se e senza ma, con la schiena dritta e lo sguardo fiero di chi ancora oggi può guardare in faccia la gente e dire: io ci sono sempre stata al di fuori delle campagne elettorali e sono sempre stata a disposizione di tutta la Sicilia. Bene, vi ringrazio per essere state qui con me quest'oggi con Politica Oggi, grazie ancora, ci vediamo alla prossima puntata, arrivederci. Buonasera.